Siamo partiti per un weekend in Trentino. In realtà siamo partiti già ieri sera. Ci siamo fermati a Trento, nel parcheggio dell'ex Area Zuffo, dove ci fermiamo spesso quando passiamo per Trento, molto comodo e anche economico perché 5 euro 24 ore. Adesso siamo al lago di Tenno, che è la meta del nostro weekend, e ora ve lo mostriamo. Andiamo a fare il giro del lago. Ci siamo fermati qui all'area di sosta del lago di Tenno, dovrebbero essere 20 euro a notte in bassa stagione e 25 in alta stagione, compreso carico e scarico. Il lago di Tenno si trova nel comune di Tenno, in Trentino. Il bacino si è formato intorno all'anno 1100, in seguito di una grande frana che ha bloccato il corso del suo immissario, il Rissec, rio secco in italiano. Il lago ha anche un altro immissario, anche se è lungo solamente 100 metri. Ha una notevole portata, il torrente Laurel, Laurino in italiano. Ha però un solo emissario, il torrente Picinino, che va ad affluire nel fiume Magnone, da dove nascono le cascate del Barone. Ma mi prendi in giro? Eccoci a casa, ora pranziamo e poi continuiamo il nostro giro. Proseguiamo la nostra giornata e andiamo a visitare il borgo medievale di Canale di Tenno.
È un borgo medievale che sorge a 600 metri di altezza e fa parte dei borghi più belli d'Italia. Il primo documento dove si parla della sua esistenza risale all'anno 1211 e ad oggi conta circa 50 abitanti. Grazie al turismo e all'offerta culturale sta riprendendo vita. Nelle prime 2 settimane di agosto si tiene il Rustico Medioevo, un festival che riporta in scena la vita medievale e in inverno, durante tutti i weekend di dicembre, ospita nelle sue viuzze i tradizionali mercatini di Natale. Presente. Canale, vi è un piccolo ma ricco museo che raccoglie attrezzi di vita contadina e la Casa degli Artisti, dedicata al pittore Giacomo Vittone, che si innamorò di questo borgo, qui passò molti anni della sua vita e immortalò questo borgo in molte sue opere. Del paese, oltre alla vista sulla valle, c'è una ricostruzione dell'attrezzo usato per ferrare i buoi, chiamato travaglio. Veramente bello questo borgo, meritato veramente questa visita, molto molto carino. Vicinissimo al lago di Tenno si trova il borgo di Ballino, dal quale si prende il sentiero che porta alla cascata di Saian. Oggi, il giorno dopo, c'è domenica e stiamo andando a vedere la cascata di Saiant, che si trova a Saiant, che è una frazione di Ballino. E ieri sera non vi abbiamo più mostrato niente perché siamo andati a mangiare al ristorante con i nostri vicini di camper che abbiamo conosciuto ieri mattina. E ora saliamo verso la cascata. Il percorso parte dalla fontana coperta, dove una volta si lavavano i panni e si raccontavano le storie di paese. Inizialmente è asfaltato, poi ci si immerge nell'ambiente rurale,
si passa a fianco del piccolo cimitero di paese e in circa mezz'ora si giunge alle cascate su Rio Ruzza, in località Saiant. Il pannello illustrativo diceva 30 minuti di camminata, ma sembrano di più sicuramente, vista la fatica. Comunque, questo sentiero, nel silenzio più totale, si sentono solo gli uccellini e questa è la vista. Signora delle Acque. Che sarebbe quella lassù, in fianco alla cascata. Per gli amanti della roccia, a fianco delle cascate, c'è la ferrata Signora delle Acque. Necessita di attrezzatura obbligatoria e non è adatta ai principianti. Presenta molti passaggi adrenalinici e un ponte tibetano sospeso sul vuoto della cascata sottostante. Prendiamo la strada del ritorno. Il nostro weekend in Trentino è arrivato alla fine. Lago di Toblino con il suo castello, ora adibito a ristorante, e arrivati a Trento facciamo una deviazione passando per una strada scavata nella roccia per poi proseguire sulla statale Valsugana. Con queste immagini vi salutiamo, grazie per aver viaggiato con noi e arrivederci al prossimo viaggio. Ciao!